monotonia, un posto fisso per tutta la vita. La finalità è quella proprio di ridurre la terribile apartheid tra chi per caso è già dentro e chi giovane fa una terribile fatica a entrare o se entra, entra in condizione precaria. Essere precari stanca, il lavoro dovrebbe servire a dare stabilità ed invece per un precario questa spesso non arriva mai. Perché il precariato non aiuta nessuno, non aiuta i datori di lavoro che si precludono la possibilità di avere persone accanto di cui fidarsi, con esperienze gratificate, motivate ed interessate al progetto dell'azienda, ma i lavoratori diventano come passeggeri che attraversano una stazione. Perché non aiuta il lavoratore alienato, frustrato, perennemente in bilico, senza un progetto di vita. Essere precari stanca. I giovani devono abituarsi all'idea che non avranno un posto fisso per tutta la vita. È più bello cambiare, avere delle sfide. Dopo aver fatto un prestito, perché ti prendono in trappola, ti fanno fare un prestito magari che ti obbligava comunque ad avere un certo tot di dipendenti. Dopo qualche anno sono venuta a dirmi che io avendo tutto questo personale praticamente e non raggiungendo un certo reddito, allora ero un evasore fiscale. Se non ce la faceva a raggiungere certi redditi di chiudere, non erano problemi assolutamente loro. È un'attività che non riesco più a mandare avanti perché con 7.000 euro di Equitalia al mese è impossibile riuscire a mandare avanti un'azienda e riuscire oltretutto a pagare le altre tasse. Ma fanno pagare a noi piccoli però, perché quelli grandi ottengono il condono. Noi poveracci ci portano via la casa. Se uno è un evasore fiscale i soldi ce li ha messi da parte. Quindi riesce a pagare le cose. È lo Stato che ci sta creando dei problemi. Sono famiglie che si sono sgretolate, che ci sono stati dei divorzi, ci sono stati dei suicidi.